anche l'esempio che faceva il professore. Le informazioni sono indispensabili per focalizzare i propri obiettivi, sia limitatamente alla partita che si gioca, sia nel tempo per la vittoria, per riuscire a vincere, per riuscire ad essere assolutamente imbattibile. Se vi interessa, la mia opinione è che lui non è riuscito in Inghilterra a ottenere gli stessi risultati che ha ottenuto in Italia, proprio perché in Inghilterra la pressione dei media è completamente diversa rispetto a quella che abbiamo in Italia, e quindi questo concetto del nemico sui giornali, per esempio, non passa, passa più difficilmente. È più facile che passi il concetto del giocatore, perdonate una parola, puttaniere, oppure passa il concetto del giocatore che va a ubriacarsi nel pub, lo scandalo, ma questo concetto dell'assedio non è un concetto che il mondo anglosassone accetta, proprio perché. E qui potremmo aprire un po' un'altra parentesi, proprio perché ha un sostrato culturale diverso. E qui apro una piccola parentesi che forse può essere interessante. Il calcio alla fine è l'espressione della società che lo produce. Se voi vedete le diverse maniere di giocare a calcio in diversi paesi, vi accorgete che in realtà quelli sono dei modi di riproporre la società. Faccio degli esempi. L'Inghilterra, calcio inglese com'è? Palla alta, quando si entra in area di rigore per battere il calcio d'angolo, tutti ad urlare, perché l'Inghilterra, il Regno Unito, è un paese che ha una forte tradizione imperialista, ha la manica, quindi la palla scavalca la manica, arriva nell'attacco e quindi nella difesa avversaria, e quando si arriva alla conquista del territorio avversario con il calcio d'angolo, tutti urlano anche se non è detto che arrivi il gol. La Francia, che gioco ha? Si parla del calcio a champagne, è un calcio spettacolare, un po' con l'erremoscia. È un po' presuntuoso, e la visione che noi abbiamo, soprattutto in questi giorni, del mondo francese, di chi lo rappresenta, è esattamente questo. E quindi è l'espressione anche di quel mondo lì. Il calcio tedesco, sapete che quando ci sono le statistiche di fine partita, la cosa più importante del calcio tedesco è quanti tackle ha vinto la squadra. Quella è la cosa che secondo loro dà la dimensione della partita. Più tedesco di così? Pensate agli sport americani, il football americano. Il lancio in avanti del pallone rispetto alla tradizione dalla quale proviene del rugby, che bisogna passarlo indietro. Lo lancio in avanti perché è una tradizione di pionieri che dovevano andare a conquistare le terre. Quando conquisto la terra, costruisco la casa nella terra e la difendo, casa base, il baseball. Quindi, come vedete, gli sport poi alla fine sono l'espressione sempre della società che li produce. Quindi abbiamo detto, primo esempio Sacchi, secondo esempio Mourinho, terzo esempio, potrebbe essere la sintesi perfetta. Attenzione ai movimenti interni, alla formazione del gruppo, attenzione all'environment nel quale si vive, e quindi atteggiamento anche di marketing nei confronti di questo. L'esempio più vincente degli ultimi anni, il Barcellona. Il Barcellona sviluppa un tipo di gioco diverso, perché non aspetta neanche come Sacchi, ma va a aggredire addirittura nella metà campo avversaria, tenendo la squadra più compatta possibile, perché tenendo la squadra compatta e aggredendo alto, in effetti corro di meno, perché riconquisto il pallone più alto e quindi è più facilitato andare a aggredire gli avversari. Nello stesso tempo, però, la squadra degli angeli della faccia buona. Messi non ha il piercing, non c'è i tatuaggi, non va con le brutte donne, almeno non lo sappiamo, non beve, non fuma, fa niente. Abbiamo letto oggi che gioca almeno la Usa un PlayStation. GPS di una marca diversa. Eh? Usa un GPS di una marca diversa. Usa un GPS di una marca diversa, perché sennò va talmente veloce che non lo prende in campo. Però in linea generale sono angeli della faccia pulita. Tant'è vero, riapriamo una parentesi su Mourinho, che cosa fa Mourinho che si trova in quell'environment lì? Dopo un inizio un po' difficile per cercare di vincere contro il Barcellona, incomincia a dire: ma la faccia tanto pulita non ce l'hanno, ma saranno veramente angeli, ma sta cosa dell'Unicef, ma quanto corrono perché corrono così tanto, ma sono aiutati dagli arbitri. Vedete? Ha già capito le nuove informazioni che arrivano nell'environment, ha impiegato l'anno scorso per cercare di demolire questa immagine degli angeli della faccia pulita. La risposta di Guardiola è: non parlarne, però, proprio perché lui rimane l'angelo della faccia pulita. Questo è un duello che diventerà molto interessante, dove, secondo me, nella seconda parte di questa stagione, quando secondo me Mourinho sarà molto più aggressivo ancora, quando riuscirà ad esserlo nel momento decisivo, perché quest'anno è una grande occasione, se non altro, di vincere la Liga con la squadra che ha creato. Quindi Barcellona è l'esempio perfetto, no? Dice, vabbè, allora, come dicono le squadre di calcio, potreste dire anche voi nelle vostre aziende, copio Barcellona, vinco. Vabbè. Quanto ha investito il Barcellona in giocatori? Io immagino che se nelle vostre aziende voi avesse la possibilità di prendervi il miglior uomo marketing della circondaria, il miglior analista di dati che possa esistere in Italia, se voi potreste
potesse avere tutte queste grandi individualità, probabilmente la vostra azienda riuscirebbe anche a ottenere dei risultati. Già li ottenete, ma ne otterrebbe ancora migliore. Già li ottenete, non volevo dire. Stiamo parlando di sviluppi sempre e di ottimismo, quindi di parlare sempre di successi ancora più grandi di quelli che avete ottenuto, di aprire ancora più mercati. Però l'investimento sarebbe un investimento assolutamente non economico, no? Come per una squadra di calcio in questo momento, se Napoli adesso si mettesse a comprare Messi, Sanchez. No, non sarebbe un conto economico che torna, non sarebbe un conto economico che torna. E allora c'è l'ultimo esempio, che secondo me non a caso è quello veramente vincente, che è la squadra di cui ha fatto parte anche Ciro, che era lì con Marcello Lippi, e cioè il Mondiale del 2006. L'Italia del 2006, quando è partita, aveva degli ottimi giocatori, però di chi è il Mondiale del 2006? Non c'è un Messi, non c'è Pelé, non c'è Ronaldo, non c'è Zico, c'è Cannavaro, c'è Ciro, c'è Cannavaro. Ma ecco, pensate, Cannavaro, un difensore che vince il pallone d'oro, diventa l'uomo simbolo, no? Se vogliamo, è proprio il senso di quella che è stata quella squadra. E qui chiedo io di Ciro, credo che la grande forza di quella squadra fosse proprio il collettivo, il gruppo, il fatto che si muoveva all'interno. Questo perché le informazioni Lippi già aveva avuto anni a molti per trasferirle, perché molti venivano dalla sua Juventus. L'altro è che si era creata una grandissima compattezza di gruppo, perché Lippi era stato bravissimo a sfruttare, come Mourinho, l'environment. Nel 2006, ve lo ricordate che c'era gente che non voleva che andassero a giocare ai mondiali? Si è chiusa adesso la vicenda, ma Calciopoli era nata in quei mesi lì. Non volevano che andassero a giocare ai mondiali, dicevano che lo stesso Cannavaro non doveva essere capitano perché era della Juve, poi c'era il fatto di Parma, delle cose. Era un ambiente molto difficile, si poteva sfasciare con niente la squadra. Perché quelli che sono saliti poi sul pullman con la nazionale, alcuni ministri anche, ai quali i giocatori hanno anche toccato il sedere, me l'ho detto, ad alcuni ministri, erano quelli che proprio non li volevano far partire all'inizio. E quindi la situazione era assolutamente difficile. E però Lippi che cosa ha fatto? Ha usato queste informazioni dall'esterno, le ha usate all'interno e ha rafforzato il gruppo. Le informazioni che arrivavano dal gruppo venivano scambiate e venivano anche utilizzate per giocare meglio. Adesso Ciro magari mi dice non è vero, però a me hanno raccontato che insomma c'è stato un momento decisivo nel Mondiale del 2006, perché la squadra giocava in un modo, Lippi aveva una convinzione ferrea che era quella di avere due punte forti sempre in attacco, perché la convinzione di Marcello era che le squadre nazionali hanno l'attacco ogni tanto organizzato, la difesa quasi mai organizzata, e quindi lui diceva con due punte forti, è vero, io li posso mettere più in difficoltà, si giocava con due punte, l'idea è tutto. Solo che la squadra in quel momento quella struttura non la riusciva tanto a sostenere, e ci fu un dialogo che si aprì, perché Lippi è uno che è sempre stato aperto al dialogo, tra una parte della squadra, alcuni importanti, però non c'ero io durante quella riunione. No, tu c'eri perché mi hanno detto era una sera dopo cena e si sono seduti a tavolo, vi siete seduti a tavolo e avete... Ci siete adesso, si sono seduti a tavolo. Ma con grande tranquillità, cioè questo non è mica uno scherzo, anzi credo che sia la forza di un allenatore questo, no? Sì, assolutamente. Si sono parlati, si sono scambiate le formazioni interne, informazioni esterne che arrivavano, informazioni interne scambiate, è cambiata la squadra. Abbiamo giocato non più coperti, diciamo con un centrocampista che si inseriva in più e magari una punta non sempre dentro. Non era nelle migliori condizioni, difatti è una punta. Le informazioni sono sicuramente servite, credo, correggimi se sbaglio, ad arrivare poi al successo finale, no? Servono sempre informazioni che arrivano dall'esterno, poi è chiaro che l'allenatore deve prendere delle decisioni e sarà lui l'unico deputato in tal senso, però di sicuro qualche cosa, le informazioni che gli arrivano lui deve tenerle ben presente, questo di sicuro. Leadership, un'altra cosa di cui ha parlato il professore, nell'analisi delle informazioni, capacità di non avere paura del cambiamento. Noi conosciamo degli allenatori che invece si solidificano nelle loro idee e non cambiano mai, anche se magari i giocatori ci parlano, e questa è una cattiva analisi dei dati ai quali si arriva.